Ciao a tutti ragazzi di YouTube, sono il vostro SirMatrix94 qui, oggi in questo nuovissimo episodio della serie Guida di Operatori, dove oggi andremo a parlare Blitz, nonché uno dei miei operatori preferiti, ecco, tanto per dire. Allora, Blitz fa parte dei GSG9, nonché le forze antiterroristiche tedesche, e fa parte della categoria attaccanti di Rainbow Six Siege. Come dotazione Blitz ha il classico scudo balistico con in più anche la sua abilità speciale, che è la flash, la sua flashbang, ecco, attaccata allo scudo, che non è altro che un pannello appoggiato davanti allo scudo che al contatto, con quando premerà praticamente il pulsante, lancerà questa scarica di flash che praticamente accecherà completamente gli avversari. Ecco, praticamente è paragonabile alle flashbang quelle che vengono lanciate, anche se ultimamente nel gioco è la sua flashbang diventa immensa, praticamente illumina completamente tutta la mappa quasi. Quindi avendo lo scudo rientra nella categoria supporto degli operatori di Rainbow Six Siege, ecco. Però attenzione, a differenza degli altri con lo scudo, Blitz ha una buona abilità che praticamente può fare sia da supporto che d'attacco. Quindi mentre Montaigne è più studiato per il supporto, per il suo scudo estendibile, che poi lo andremo a vedere in una prossima puntata più approfonditamente, Blitz, avendo lo scudo fisso, avendo una flashbang, può anche fornire, praticamente può anche attaccare, quindi diciamo è più avvantaggiato in confronto agli altri. Comunque, allora, Blitz come arma secondaria ha solo una P12, che è una pistola semiautomatica calibro 45 che fa 45 di danno e ha 15 colpi, e ha una 50 di mobilità, scusatemi, quindi vuol dire che è molto 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 veloce a estrarla. Come gadget ha una carica di eruzione che si verrà semplicemente per aprire varchi, passare attraverso il muro, attraverso botole, attraverso porte, insomma. Di cui io poi consiglio ovviamente di tenerla carica, perché serve sempre, visto che puntualmente qualcuno della squadra che ha le cariche muore, si ritrova la gente non avendo cariche. E ha una granata fumogena che servirà semplicemente per fare da supporto ai compagni, e quindi nascondersi un attimo in una smoke, magari per andare a prendere l'ostaggio, oppure semplicemente per coprire l'avanzata dei propri compagni. Un consiglio che posso dare è generico a chi usa gli operatori con lo scudo, è di inserire il mirino laser. Purtroppo, per quanto sia, ecco, relativa la cosa, il laser si vede, ovvero il nemico può vedere il tuo laser che punta da qualche parte, però lo consiglio ovviamente per chi ha lo scudo, per esempio il fatto di aumentare così la mira senza mirare, ecco, diciamo, anche perché la maggior parte delle volte capiterà che ci saranno degli scontri a fuoco senza mirare, dove voi dovrete tenere lo scudo davanti per forza. Quindi il mirror laser vi darà un 50% in più di possibilità di riuscire a colpire il bersaglio, anche se non ucciderlo, magari a spaventarlo e a farlo fuggire. Ecco, sembra un po' la cosa da cani detto, però va bene. Detto questo, Blitz comunque a livello di corazza e via dicendo, praticamente ha 3 punti di corazza e 1 di velocità, quindi vuol dire, essendo giustamente di supporto e avendo lo scudo, è molto corazzato ma meno veloce. Però comunque, in confronto agli altri operatori con lo scudo, ecco, che ci sono nel gioco, rimane pur sempre uno dei più veloci, levando la recluta, ecco. Uno dei miei consigli per usare Blitz, ragazzi, è essere sempre accompagnati con dei compagni, quindi avere sempre qualcuno che abbia un mitra o quello che vi volete, insomma, sempre di fianco a voi per aiutarvi, perché nel caso qualcuno si avvicinasse un corpo a corpo, o nel caso qualcuno praticamente vi trovaste da solo e vi affiancano, se avete morte assicurata, ragazzi, specialmente per il corpo a corpo, perché il primo colpo del corpo a corpo vi leverà lo scudo, quindi diventerete vulnerabili al 100%. Quindi fate attenzione, girate sempre con un compagno e rimanete sempre sempre a distanza un po' dalle porte, se non sapete chi c'è dietro, perché purtroppo, essendo molto lenti, sarete molto soggetti praticamente da parte dei difensori a lanci di cariche C4, quindi morta assicurata anche in quel caso. Quindi magari fate ispezionare prima col drone e poi entrate. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per la visualizzazione,
Quindi, se è il primo volta che vedete il mio canale, iscrivetevi, mettete sotto, scrivete un commento su cosa ne pensate anche voi di questo fantastico operatore, che a me piace veramente un casino, ecco, per dirla mia. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto e vi è stato utile. Spero che il video vi sia piaciuto, ecco, ho detto la mia, non ho fatto nient'altro, ecco, ve lo dice uno che ci gioca a Rainbow, non è un esperto. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio, quindi bella ragazzi, bella di...